Ciao a tutti poracci e bentornati! Insomma, siamo arrivati a metà giugno e nonostante Nintendo non abbia approfittato della finestra delle E3 per sorprendere la sua utenza con qualche annuncio inaspettato, ci troviamo di fronte ad un momento epocale per il brand di Pokémon. L'ottava generazione dei mostriciattoli tascabili è pronta ad accogliere, per la prima volta nella storia del brand, dei contenuti aggiuntivi raccolti all'interno del pass di espansione. Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta nel DLC dell'Isola dell'Armatura e soprattutto se l'acquisto potrebbe fare al caso vostro, siete capitati nel video giusto. Ma prima di iniziare a parlare di tutto quello che sappiamo a proposito del pass di espansione, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi caricamenti. Iniziamo! Come suggerisce il nome, l'obiettivo di questo pass è quello di espandere l'esperienza base di Pokémon Spada e Scudo, quindi non aspettatevi nulla di rivoluzionario. Piuttosto, quello che è chiaro è che già con l'Isola dell'Armatura si avranno numerosi miglioramenti volti a perfezionare due titoli afflitti da parecchie criticità. Il primo DLC metterà a disposizione una zona completamente inedita, strutturata esattamente come le terre selvagge di Galar. La mappa dell'Isola dell'Armatura sarà quindi un ambiente 3D liberamente esplorabile, con telecamera sotto il diretto controllo del giocatore. Ma ancor più interessante è che il contenuto aggiuntivo potrà essere fruito da tutti i giocatori, sia da chi ha completato la quest principale e sia da chi ha mosso i primi passi all'interno dell'avventura. Il livello dei Pokémon selvatici e degli allenatori che ci sfideranno si adatterà a quello della nostra squadra, garantendo così un livello di sfida adeguato a qualsiasi situazione. E il concetto di sfida è proprio alla base dell'esperienza sull'Isola dell'Armatura. Benché l'atollo ospiterà una buona varietà di paesaggi, l'esplorazione vera e propria sarà il punto focale del secondo DLC, le Terre Innevate della Corona. Qui invece l'attenzione sarà rivolta sui Pokémon e il loro allenamento, e la quest principale porterà il giocatore all'interno del dojo del leggendario allenatore Mustard. Nel percorso di apprendimento faremo la conoscenza anche del nuovo rivale, che cambierà in base alla versione del gioco. Si tratterà di Sofora per Spada e di Savori per Scudo. È importante sottolineare quindi che esistono due versioni dell'espansione e al giocatore sarà richiesto di acquistare il pass corrispettivo alla propria copia del gioco. Invece comune sia a Spada che a Scudo sarà la sfida delle torri dei due pugni. Una volta ottenuto il nuovo Pokémon leggendario, Kubfu, dovremo scegliere se affrontare la torre buio o la torre acqua. A seconda del percorso che intraprenderemo, arrivati in fondo, Kubfu evolverà in Urshifu, in stile single colpo oppure pluricolpo. Come vi accennavo però, tolta la main quest, il DLC si concentrerà prevalentemente sul combattimento, quindi non solo saranno aggiunti nuovi raid Gigamax, ma anche una modalità inedita chiamata prova limitata, dove bisognerà partecipare a degli scontri Pokémon attenendosi a determinate limitazioni. Inoltre un nuovo oggetto, l'amuleto PE, incrementerà l'esperienza totale acquisita in battaglia, ma solo di un membro della nostra squadra. Tolti tutti i nuovi elementi di personalizzazione, dell'avatar, della bici e della card, è ovvio che l'aspetto più corposo sia l'introduzione di un nuovo Pokédex regionale che consisterà in 100 nuovi Pokémon, ripescati direttamente dalle generazioni precedenti. Uno dei punti critici che aveva generato un forte malcontento nell'utenza era stata proprio l'eliminazione del Pokédex nazionale. E ora, sebbene manchino all'appello ancora parecchi nomi di spicco, Game Freak sembra intenzionata a colmare questa lacuna, cercando di creare anche un discreto hype all'interno della fanbase. Nell'ultimo trailer, ad esempio, sono state svelate le forme di Galar dei tre leggendari di prima generazione, Articuno, Zapdos e Moltres. Alcuni miglioramenti grafici, come la vegetazione leggermente più definita e l'introduzione di nuove animazioni per quanto riguarda i Pokémon acquatici, denotano un certo sforzo da parte degli sviluppatori nel rendere un pochino più presentabile una veste grafica ritenuta deludente da molti. E a completare l'offerta ci pensa l'introduzione di alcune sfide, quasi dei minigiochi, di cui per ora ne è stata svelata soltanto una, la caccia ai Diglett, che impegnerà il giocatore nello scovare 150 Pokémon nascosti all'interno della nuova mappa di gioco, esperimento che ricorda molto da vicino l'estenuante raccolta dei semi Korogu presente in Breath of the Wild. Che dire, il pass di espansione non è di certo regalato e sebbene l'acquisto garantisca l'accesso a entrambi i DLC,
30 euro hanno il loro peso. Per questo vi lascio in descrizione i link per comprarli con un leggero sconto su Instagaming. Se siete indecisi se acquistarli o meno, secondo me dovete innanzitutto rendervi conto che queste espansioni saranno in netta continuità con quanto visto nel gioco principale. Quindi, se l'impianto ludico di Spada e Scudo non vi ha convinto o vi ritenete soddisfatti dopo aver completato la main quest, non c'è alcun bisogno di prendere il pass di espansione. Discorso diverso è se cercate quel contenuto post-game di cui tanti hanno sentito la mancanza con la versione base, e l'isola dell'armatura sembra proprio spingere in quella direzione. C'è da dire poi che Game Freak sembra essersi impegnata più del solito nel confezionare questo pacchetto aggiuntivo, ma soprattutto che abbia ascoltato le lamentele dei fan per correggere i difetti più macroscopici. Con l'uscita di entrambi i DLC avremo probabilmente il gioco completo che sarebbe stato lecito aspettarsi sin dall'inizio. Sta quindi al singolo utente decidere se supportare o meno il brand in questa nuova avventura nel territorio dei contenuti aggiuntivi. Per me è apprezzabile che l'espansione sia pensata per tutti i giocatori e come operazione commerciale è molto più virtuosa delle edizioni riviste corrette, come Ultrasole e Ultraluna, che costringevano a rigiocare da capo i titoli per poter usufruire delle nuove aggiunte. Comunque vada, credo proprio che anche questo pass di espansione sarà un successo e sono proprio curioso di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sarete tra i primi a visitare l'isola dell'armatura oppure aspetterete anche la seconda parte per avere un quadro complessivo più chiaro prima di investire i vostri soldi? Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche. Io sono il Poro Michele, in espansione, ciao!